Allora ragazzi, torniamo da Carni Lucane 1973 perché stasera voglio provare a fare la flank steak, cioè la bavetta. La tratterò più o meno come un grandissimo diaframma con una tecnica straordinaria che mi è stata spiegata da Alessandro e anche da Andrea di BBQ Lab, per cui utilizzeremo il flip and brush. Su che cosa? Anzitutto va detto su questo doppio taglio. Lo vedete qui con una duplice veste. Abbiamo quello, diciamo, normale, naturale. Entrambi sono di scottona lucana, poi entriamo un pochino più nel dettaglio. Però di qua l'abbiamo senza particolari aromi e noi lo cucineremo senza particolari aromi, aggiungendo soltanto alla fine un minimo di sale marino agrumato. Vi devo dire che questo è uno spettacolo, l'ho già provato. Non è da usare durante la cottura, è da utilizzare a fine cottura per impreziosire il piatto. Da ovviamente una salatura unita però a quella sapidità tipica degli agrumi che intriga. Non si sente solo il limone, si sente anche l'arancio soprattutto, ma ci entreremo un pochino più marcatamente dopo. Qui invece abbiamo una flank steak di scottona lucana marinata in salsa teriyaki, vale a dire con salsa di soia, aceto di riso e zucchero di canna. Mi preoccupa un pochino la filosofia del flip and brush, perché semplicemente che cosa significa? Significa mandare a manetta il barbecue, utilizzeremo con la gas ovviamente per comodità di impiego, e poi significa girare ogni 30 secondi irrorando di olio, nel mio caso extravergine d'oliva, la superficie. Quindi che cosa mi metterà in difficoltà? A che cosa dovrò stare soprattutto attento? Alle fiamme che si creeranno soprattutto, credo io, per la presenza di tanto zucchero in quella marinata con la salsa teriyaki. Ma entriamo un attimo più nello specifico della flank steak. Allora, ovviamente la bavetta è un taglio della pancia, meglio del fianco ovviamente, è sottovalutato nonostante sia tenero da una parte, saporito dall'altra, e non è soltanto perché c'è quella con la salsa teriyaki. Naturalmente la cottura dovrà essere media, nel mio caso non supereremo i 50 gradi. Come abbiamo detto, arriva questo taglio alla Carni Lucane 1973, è la scottona lucana, per cui l'abbiamo già vista a giugno, se non ricordo male, quindi un bovino di sesso femminile che non ha mai partorito. Anche questo purtroppo non ha studiato, quindi è rimasto tutta la vita in Basilicata e non ha viaggiato neanche questa. Frollata 15 giorni, si spera che il risultato ci dia una carne capace di sciogliersi in bocca. Conoscete ormai da un po', anzi, Carni Lucane 1973, per cui certificatore di qualità e anche produttore di qualità, quindi diciamo procacciatore di qualità, cacciatore di qualità, vanno proprio come dei predatori sulla qualità, cercando di mettere a proprio agio al cliente quando vanno a vendere poi online. Se volete andatevelo a vedere il sito carnilucane1973.storeden.com. La mia carne è fuori dal frigo da circa una ventina di minuti, ovviamente siamo a luglio, quindi bella temperatura, non ho bisogno di avere grandissima attesa. Adesso si tratta soltanto di aprire, poi si tratta di accendere, poi si tratta di tamponare la carne, proprio perché non vogliamo che ci sia condensa, non vogliamo che si sviluppino delle fiamme pazzesche, dentro Regal 490 che accenderò nella sua totalità. Perché? Perché quando andrò a girare la mia flank steak da una parte all'altra ogni 30 secondi dovrò cercare sempre di andare a trovare una parte di barbecue nella quale non avrò messo la flank steak, o meglio, non dovrò rimetterla nello stesso posto in cui l'avrò lasciata per i primi 30 secondi. Questo perché? Perché come vi abbiamo spiegato in questi mesi, come vi ha spiegato soprattutto Alessandro, abbiamo una temperatura più bassa nel punto in cui abbiamo lasciato la carne, quindi noi dobbiamo andare a cercarci proprio il massimo per ottenere che cosa? La famigerata reazione di Maillard. Quindi ragazzi, serata bavetta, bavosa, bravissima, e noi introduciamo anche un altro abbinamento. L'abbinamento di stasera infatti non lo faremo né col vino né con un superalcolico, ma con una birra che io mi auguro mi darà grandissima soddisfazione. In realtà l'ho già provata, e perché sceglierò quella? Vabbè, ve lo spiego tra un attimo. Come ci siamo detti, dobbiamo tamponare la nostra flank, la nostra bavetta, quindi iniziamo dalla, diciamo, normale, quella che non è marinata nella teriyaki, e andiamo a metterla sul nostro panno, la tamponiamo e via e basta. Poi
poi metteremo soltanto un velo d'olio, ma soltanto sulla griglia, perché poi con la tecnica del flip and brush ogni 30 secondi andremo a spennellare, quindi brush, il nostro olio sulla carne in modo tale che si crei una bella reazione di Maillard. Ovviamente sapete meglio di me che l'olio, nel nostro caso extravergine d'oliva, conduce il calore, e conducendo il calore facilita la reazione di Maillard. Noi andremo a temperatura dell'inferno, come ci siamo detti, con il nostro barbecue e vediamo come viene. E che cosa beviamo con la nostra flank steak? Beviamo una Vetra, ragazzi, naturalmente Vetra, se siete di Milano, comunque se avete bazzicato Milano, specialmente magari qualche anno fa, come quando avevo 20 anni, cioè praticamente 20 anni fa ormai, sapete che Piazza Vetra, insomma, rappresentava non certamente la possibilità di avere un appuntamento per un party letterario, però era un grande punto di aggregazione dove si potevano spendere ore sbevacchiando e facendo anche altro, certamente. Chiaramente questa iniziativa di Birra Vetra, birra di strada appunto, ricalca, almeno nel nome, quella realtà, e abbiamo una serie di birre beverine. Birre beverine, noi stasera ne scegliamo una in particolare. Primo perché le altre sono calde, questa è l'unica fredda, ma perché la IPA con la mia bavetta dovrebbe dare il massimo. Malto caramellato, un gusto deciso, ma dovrebbe anche essere bella fresca, appunto beverina. Essere fresco, essere beverino in questa stagione è il must, quindi è un grande classico. Visto che poi arricchisco con un sale agli agrumi da una parte e con una salsa teriyaki dall'altra, è inevitabile che vada a cercarmi qualcosa che mi consenta di lavare un pochino poi tutti questi gusti e di mantenere anche una certa freschezza. Vediamo un po' se la cosa funziona oppure se non funziona. Io credo che funzioni, l'ho già assaggiata in realtà, quindi lo so che funziona. Allora, ci siamo e siamo pronti per andare a mettere la nostra flank sopra la nostra griglia, quindi andiamo semplicemente a fare questo discorso qui e adesso facciamo partire il timer e facciamo partire un minuto. Perché? Perché intanto con il nostro olio, intanto proviamo anche ad abbassare un minimo i bruciatori perché altrimenti qui si incendia tutto, posso andare tranquillamente a spennellare di olio la superficie della mia bavetta e chiudiamo. Al termine del primo minuto faremo un minuto anche dall'altra parte e poi andiamo a fare 30 secondi per lato finché al cuore non andremo circa a 50 gradi. Pronti a girare, è passato un minuto in questo momento e noi ne andiamo a mettere, come ci siamo detti, dall'altra parte. L'idea è di avere dei grill marks che siano marcati naturalmente, ma che non siano altrettanto naturalmente neri. Ok, siamo arrivati a 2 minuti, adesso facciamo ogni 30 secondi il nostro giro. Vedete che ovviamente è segnata bene anche dall'altra parte. Io sto combattendo un pochino contro il fumo, però vedete che su questa, su cui non abbiamo messo neanche un pochino di sale, abbiamo dei colori tipici della carne che non è stata condita. Rigiriamo. Spennelliamo. Allora, visto che stiamo già cuocendo da circa quasi 4 minuti, andiamo a vedere la temperatura all'interno. Uff, cavolo, non riesco a tenere la mano. Allora siamo intorno ai 45, facciamo un ultimo girino e poi andiamo a toglierla. Ok, siamo intorno ai 47, facciamone ancora uno. Praticamente man versus fuoco. Ok, chiudiamo per gli ultimi 15 secondi
e poi ci fidiamo e andiamo direttamente sul tagliere. Ed ecco qui la nostra bavetta. La nostra bavetta adesso riposa un pochino, poi andremo a tagliarla perpendicolarmente alla fibra. Fibra che mi sembra in questo verso, quindi andiamo a tagliarla così. Adesso faccio un attimo un check. Ok, andiamo a tagliare la nostra bavetta. Quindi, come ci siamo detti, andiamo contro fibra. Una bella reazione di maiale, normalmente. Vi ricordo che su questa non c'è nulla e la veste finale ricorda quella del diaframma, per cui al centro un pochino rosino, l'abbiamo portato fino a 50 come ci siamo detti, quindi diciamo che è una cottura media, non è una cottura spinta tanto in avanti e quindi dovrebbe insomma garantirci un bel risultato. Noi avevamo un pezzo da mezzo chilo, la tagliamo. Adesso andiamo ad aggiungere, io personalmente non metto altro olio, però vado a mettere questo sale agrumato che spero di trovare anche dentro alla birra, così almeno andiamo a fare proprio una verifica completa su tutto. Me ne taglio un pezzettinino, se il coltello forse non è esattamente quello giusto per tagliare pezzi così piccoli, e guardate com'è venuta. A me ispira tantissimo, vediamo un po' se oltre a essere bella è anche buona. Allora, la consistenza è proprio quella tipica del diaframma, per cui una carne buona, è meno ferrosa ovviamente del diaframma. Il sale agrumato, quindi viene q.it, ve lo ricordo, non è affatto male. E anche la birra è amarognola, ritrovo. Il malto caramellato onestamente non è un sentore che so decifrare, quindi boh, però devo dire che l'agrume un pochino lo sento e sento anche che è fresca e sento che si sposa benissimo. Adesso andiamo a fare quello con la salsa teriyaki. Doppia custodia per la bavetta dentro la teriyaki, la apriamo, la tamponiamo e andiamo in cottura. Le griglie sono più o meno a temperatura fusione dell'amianto, adesso facciamo un po' di fumo, ma andiamo esattamente con la stessa procedura, con lo stesso procedimento di prima. A dirla tutta, ho dovuto girarla più volte rispetto a quella normale. La teriyaki evidentemente mi ha dato un pochino più di filo da torcere, ma con le fiamme sono andato direi abbastanza bene. Infatti vedete che le grill marks sono comunque marroni. Adesso la lascio riposare un attimo, poi la taglio così, sempre contro fibra, e la provo sempre insieme alla birretta. Ok, riposato, andiamo a tagliare. Non l'ho tolta a 50 come l'altra, l'ho tolta un pochino prima perché mi dava l'impressione che altrimenti sarei andato troppo oltre con i green marks. E vedete infatti che al cuore è un pochino più rosina. Ve lo faccio vedere anche un po' più da vicino. Adesso uso entrambe le mani per tagliare. Ecco, vedete che è un po' più rosina. Secondo alcuni potrebbe anche essere cruda, però dovrebbe funzionare lo stesso. Si sente tanto la teriyaki, si sente tanto, naturalmente dà una nota di dolcezza insieme allo zucchero di canna che è stato utilizzato, compensata tutta questa dolcezza dall'amarognolo della mia IPA, o IPA se preferite. Ragazzi, adesso andiamo a mangiarci tutto e poi le considerazioni finali. Allora ragazzi, com'era la bavetta? La bavetta è venuta una bomba con questo flip and brush, che riempie tanto la bocca e ha riempito anche i nostri, insomma il mio più che altro, stomaco. Quindi interessante la bavetta, sia nella chiave con la teriyaki, sia così semplice con un facilissimo sale agrumato di Venecu, ve lo ricordo. La carne veramente interessante, questa scottona lucana, di carni lucane, comunque piena, con un gusto bello rotondo, che insomma mi è intrigato questo genere di cottura, interessante. E poi anche la birra, per cui se la volete provare, www.vetra.beer, scritto beer con due e basta. Insomma ragazzi,
Sono tutti abbinamenti che piacciono perché si ritrova un po' il gusto delle cose un po' particolari che mi piace tanto, quindi sono veramente soddisfatto. In chiusura, luca@bbcool.it per le domande. Per le informazioni commerciali invece, diana@bbcool.it, mentre come sempre per le immagini delle vostre grigliate, il Bordons o BB Cooler via direct su Instagram. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima e la prossima potrebbe arrivare prima di quanto pensate. Collegatevi anche venerdì perché arriva qualcosa di speciale. Bacione!